Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi vediamo come preparare una cheesecake davvero meravigliosa, la cheesecake alle fragole. Si tratta di una torta fresca ed estiva e questo frutto dona un gusto davvero favoloso. Ma lo sapevate che la cheesecake ha delle origini antichissime? Infatti nel 776 a.C. durante le Olimpiadi servivano agli atleti questa torta creata con formaggio e miele. Successivamente con gli anni la ricetta è stata migliorata fino ad ottenere una cheesecake perfetta come quella che vi presentiamo. Prepariamo insieme la nostra versione. Iniziamo la nostra ricetta con la base della torta. Quindi mettiamo 300 g di biscotti Lotus in un mixer e li frulliamo finché diventeranno una sorta di sabbia. Ogni tanto con una spatola puliamo i bordi e continuiamo a mixare. Poi trasferiamo il composto in una ciotola. Aggiungiamo 120 g di burro fuso tiepido e amalgamiamo bene i due ingredienti. Prendiamo un anello richiudibile ricoperto di carta forno di 22 cm di diametro e 7 cm di altezza, lo appoggiamo sul piatto da portata, rovesciamo i biscotti frullati e li stendiamo prima con una marisa, poi per rendere liscia la superficie usiamo un batticarne. Infine lasciamo ad assestare in frigo per 30 minuti. Adesso possiamo occuparci della deliziosa crema. Mettiamo in ammollo in acqua molto fredda 14 g di gelatina per 10 minuti. In una ciotola capiente aggiungiamo 250 g di mascarpone, 300 g di yogurt alla vaniglia, 150 g di zucchero a velo vanigliato, i semi di vaniglia e mescoliamo fino a diventare una crema. In un pentolino mettiamo 8 cucchiai di panna dal totale di 500 ml, aggiungiamo la gelatina adeguatamente strizzata, facciamo sciogliere il composto sul fuoco e lasciamo intiepidire. Aggiungiamo tutta la restante panna e l'amalgamiamo con il mixer. Infine aggiungiamo il composto di panna e gelatina ancora tiepido, amalgamandolo con dei movimenti lenti dal basso verso l'alto. E voilà! Ecco qui la nostra crema! Finalmente è giunto il momento di assemblare la torta. Prendiamo 300 g di fragole fresche e tagliamo prima la parte esterna con il ciuffetto d'erba, poi le tagliamo in due parti uguali. Tutte le fragole dovranno avere 4 cm di altezza, così da creare un bellissimo effetto visivo. Le aggiungiamo con precisione lungo la parte laterale della teglia con la base di biscotti, con la parte liscia che faccia aderenza sulla teglia. Trasferiamo tutta la crema nella teglia, la livelliamo per bene con una spatolina e lasciamo a riposare in frigo per almeno 6 ore. Ora ci occupiamo dello gelé alle fragole. Quindi mettiamo in un pentolino 350 g di fragole fresche tagliate in pezzetti piccoli, 80 g di zucchero, i semi di mezza bacca di vaniglia e 10 ml di succo di limone. Mescoliamo affinché si sciolga lo zucchero. Poi, quando inizieranno a formarsi delle bolle in superficie, cuociamo per 5 minuti. Durante la cottura, togliamo la schiuma che si forma in superficie. Spegniamo il fuoco e con un bimby bimmer frulliamo fino ad ottenere una bellissima purea. Trasferiamo in un passino in modo da eliminare tutte le impurità, come semi o pezzettini di fragole, e lasciamo intiepidire per 5 minuti. Poi aggiungiamo 7 g di gelatina già ammollata in acqua allo gelé e mescoliamo così da scioglierla bene. Infine, ancora un po' tiepido, lo versiamo sulla nostra torta. Se necessario, livelliamo con una spatolina e lasciamo di nuovo raffreddare per 2-3 ore o finché lo gelé sarà ben indurito. Dopo 3 ore di riposo in frigo, possiamo togliere l'anello richiudibile dalla nostra torta e la pellicola lungo i bordi. E guardate che bella torta, ragazzi! Veramente favolosa! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso gustiamo questa meraviglia di una torta!
Cosa posso dirvi? È una torta meravigliosa ed è proprio morbida. Subito si nota la base croccante di biscotti Lotus, con questo leggero retrogusto di caramello. Poi c'è la crema, leggera, vellutata e il mascarpone si sposa alla perfezione con le fragole all'esterno. Infine c'è lo gelé, che è veramente buono e dona una nota di freschezza in più alla nostra torta. Insomma, è davvero pazzesca, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.